serata, di eliminatori, conosce i poeti. Io chiedo alla giuria di votare, adesso giro, vediamo cosa succede, alzate la manina. Prima votiamo per Magnolia, 7, Magnolia è la numero sufficiente, 7, poi... Buonasera, adesso... no. Buonasera, hai invitato qui tu, eh? Allora, no, scusate, questi sono... Hai invitato qui tu, eh? Ma sì, però... Sono tutto apposta? No, io che premio, però, cioè prima la rovina che lì, che col lascio, col collo... Ah, l'ho portata... Dico, e questo è tutto da vedere. Ma è vero, cugina! Non ce l'ho. No, però volevo dire che a me l'ultimo bicchiere è piaciuto, col ponte dei suicidi spinge, ragazzi. Ah, ma buono. Sì. No, no, allora, noi ci hanno invitato qui perché... noi non rifiutiamo. No. A noi ci hanno invitato qui perché? Per parlare di un angolo culturale di Bologna. Succede solo a Bologna. Ah, sì? Siamo qua per quello? Ah, sì, siamo qua per questo, va bene. No, vabbè, però a me queste cose io non le voglio. A me mi avevano detto, te vai in radio, Norina, per la prima volta, io sono venuta qua solo perché volevo le cuffie. Tutti quelli che vanno in radio hanno le cuffie e io volevo le cuffie. Ah, ma le cuffie te le do io dopo. Adesso siamo qua per fare l'angolo culturale, per fare l'intramezzo. Perché mentre la giuria vota, noi dobbiamo parlare di qualcosa di culturale in Bologna, ovvero qualcosa che ha solo Bologna. E questa sera sai di cosa parliamo? Di una delle tre T. No, non delle tre T, ma dei portici. Parliamo dei portici. È perché tutti quanti abitano Bologna qui, però poche persone sanno perché esistono i portici. Tu lo sai? Giusto. Chi è che sa com'è che è nato il portico? Come sono nati i portici? No, te non che sei di parte, hai studiato. Abuso edilizio. Chi lo sa? Qualcuno posso andare a vedere? Sì, no, perché adesso voglio vedere se la storia la sa davvero, perché io c'ero, caro, io a quell'epoca nel 1111 c'ero. Come sono nati i portici? Abuso edilizio? Ma che abuso edilizio? È una delle poche cose che si è fatta per bene all'epoca. Esatto. Allora, io... Come sono nati i portici? Come sono nati i portici? Le stai sempre per via dell'università. Cos'è che non si è fatta a Bologna per via dell'università? Ah, qui si fa tutto per me. Guarda, sarà stato il 1100, più o meno. Io me lo ricordo perché in quel periodo stavano arrivando tutti quei studiosi, quei signoroni che da qualche parte bisognava commetterli, no? E io in quel periodo avevo una cotterella per un certo Berto che faceva il mastro d'Assia, un gran bell'uomo, c'aveva due spalle con una forza, ti tirava su come un briscino. Morino, stringi. Vabbè, insomma, per cui io non vidi proprio com'è che facevano. E insomma, dovevano tirar su delle case, no? Ingrandire le case che c'erano, tirar su un altro piano. Un po' come adesso, no? Com'è che si dice al buon gusto degli italiani, Diciamo, più o meno. In pratica hanno inventato la quinta stanza. Sì, beh, ma a me non so cosa. Comunque, che cosa hanno deciso di fare? Insomma, per non alzare le case con il rischio di farle crollare e per non impicciare la strada, si sono messi ad allargare il secondo e il terzo piano. Come hanno fatto? Mettendo dei belli sporti, che li chiamano anche becatelli, che sono degli affari che vengono fuori, è un po' come se si rigonfia il muro e in alcuni... Li avrete visti in alcune vie di Bologna, che è come se il muro venisse in fuori e poi tornasse dentro. Insomma, a me è una sorpresa. Andate a vedere su Google che cos'è Beccatelli. Sporti o Beccatelli ci sono solo a Bologna, per cui andate a vedere lì che cosa sono. Comunque, insomma, hanno pensato bene di innalzare, appunto, di allargare il secondo e il terzo piano, mettendo queste cose. Però a quel punto il pericolo qual era? Che alzando tanto le case, anzi, è stato proprio in quel momento che si è iniziato a dire qui le case vengono su come funghi, perché sembravano proprio dei funghi con questi secondi e terzi piani che erano proprio del primo, no? Però il pericolo qual era? Che se venivano su come funghi c'era però il rischio che venissero giù come pere. Allora cosa ho fatto? Siccome a quell'epoca era tutto di legno, perché ha cominciato dopo a usare la pietra, hanno preso delle belle delle belle querce, non so come veniva, querce di Roma, comunque delle belle querce per tenere su i piani alti,
Per cui si sono accorti che mettendo questi bei pali dritti che tenevano su questi piani sporgenti che avevano fatto, sotto ci si poteva passare anche col cavallo o col carretto. Anzi, mi viene in mente che la regola era proprio che l'altezza doveva essere per un uomo col cavallo, per un uomo a cavallo col cappello in testa, capito? Esattamente 7 piedi bolognesi, cioè 2,56 m. L'uno? L'uno, no, non sono alti 14 metri, 2,56 m in tutto. Ah, sì, sì. Sì, sì, comunque era l'altezza di un uomo a cavallo col capello in testa per più o meno l'altezza dell'epoca, quel che è. E insomma alla fine che cosa hanno visto? Che le case stavano su e che per camminare non ci si doveva neanche bagliare la bocca. Te capi come sono avanti i bolognesi? E così anche le attività commerciali ne hanno beneficiato. Va bene, non so, io so che ho iniziato a fare anche un portichino per Susetta, che il mio maiale dove mi hanno più stasera, e lo sbozzello, era contento con il suo portichino intorno, e comunque so, da quel momento diventò proprio una regola per tutti. Per tutti, nel 1228. 1200. Ma nel 1228 è diventata una regola per tutti. Ah sì, ma... bisogna essere precisi, Mamma mia, tu sei quello che... Quello fiscale. Esatto. Occhio che vedo già Riccardo Cocciardi che ci fa segno che il mezzo è finito. Ha bisogno di stare.